approfittiamo della presenza di un collega tifoso che ama anche lui questo sport. Ciao Giorgio. Ciao. Allora, a una settimana, due dall'inizio del campionato, anche quest'anno prendo atto di solo 10 squadre, cosa ne pensi? Allora, all'inizio, diciamo la verità, il cambiamento generale ha dato un po' di scetticismo ai tifosi, perché chiaramente non conoscevano l'organigramma della squadra. Vedendo da vicino le giocatrici, abbiamo invece notato che sono giocatrici di valore, giovani, ma con buone prospettive di miglioramento. Le amichevoli hanno confermato questa tesi, per cui devo dire che questi primi incontri fanno ben sperare. Allora, tu pensi che comunque il livello, nonostante il numero un po' misero, il livello comunque sarà buono quest'anno? Sì, ci sono ovviamente quelle due o tre squadre che sono superiori, leggermente superiori, più che altro come organico, perché hanno una panchina molto lunga. Però penso che anche la stessa Onavasso darà fastidio, con la squadra al completo, darà fastidio a squadre molto più forti. Loro hanno una storia molto molto importante da far conoscere a tutta Italia e anche in altri sport, credimi. Sì, ma loro sono galvanizzate dal fatto di essere salite, e questo vuol dire molto per una squadra. Poi mi sembra sono delle lavoratrici, ecco, operaie, diciamo. Penso che anche Onavasso potrà dire la sua in campionato. Grazie Giorgio, buon lavoro. Grazie, ciao. Sempre dal palazzetto dello sport di Castelletto Ticino, appena finito il triangolare, una delle più grandi interpreti oggi di questo bellissimo evento, ricordiamolo, sei sempre nel nostro cuore, con Federica Tasca. Ciao Fede. Ciao, siamo felicissime, no, non è vero che sono stata una delle più grandi interpreti, diciamo la verità, però siamo contenti, sì dai, sono felice, però siamo contentissime del risultato. Soprattutto per il significato del torneo. Grandissimo, brava. Niente. Ho visto comunque, al di là dell'evento che era molto emotiva come situazione, perché lei ha giocato in tutte e tre squadre, lo ricordiamo, però c'è stato un frangente di questa partita contro la Yama, punto a punto, veramente ho visto una squadra che non sembra una neopromossa, ma sembra una squadra che in questa categoria c'è da anni. Speriamo di continuare così anche durante il campionato, ce la metteremo tutta e staremo a vedere. Sei troppo brava, ciao Fede, in bocca al lupo. Grazie. Ciao.